Presidente Francesco Ettore, innanzitutto complimenti a Edison Next, ci pare un main sponsor che sposa in pieno la filosofia di quello che dovrebbe essere una federazione vela, o mi sbaglio? No, assolutamente sì, siamo veramente molto felici, proprio perché l'abbiamo inseguita da tanto, un partner importante, però ci siamo trovati subito. Devo dire che abbiamo comunque chiuso una partnership in pochissimo tempo, perché poi erano assolutamente unici gli intendimenti, sia nostri che quelli di Edison. Quindi le cose in FIV sembra stiano andando veramente bene, c'è stata una crescita costante negli ultimi anni e quest'anno celebrate un risultato che a memoria bisogna andare molto molto indietro, ovvero sia due titoli mondiali nello stesso anno. Assolutamente. È un caso o è il frutto di un lavoro? No, io credo che sia sicuramente frutto di un lavoro. In questi anni devo dire i risultati sono stati incredibili. La cosa bella, ieri premiando i ragazzi ci siamo veramente potuti accorgere di come abbiamo coperto un panorama di tante classi olimpiche. Questo non può che essere il lavoro strutturato, e poi devo dire che gli atleti ci hanno messo del loro. Vediamo in loro tanta grinta, tanta voglia di arrivare, tanta voglia di sacrificarsi. È quello che era un po' l'obiettivo, di mantenere una struttura solida e sempre più che andasse a coprire quelle mancanze che magari negli anni abbiamo visto, oggi sta dando i risultati. Però è un grande piacere, è un onore per me, devo dire, avere e accompagnare questi ragazzi in un risultato che poi ne giova tutta l'Italia. Oggi i club sono pieni nelle scuole di vela, i grandi partner si avvicinano a vela. Questo è frutto di un lavoro sinergico di tutti, dei circoli, dei comitati di zona e della federazione. Ecco, nello specifico cos'è cambiato? Perché storicamente l'Italia a livello giovanile aveva sempre vinto molto, però poi un po' i ragazzi si perdevano. Adesso invece vediamo c'è una buona continuità. Cosa è dovuto alla fine? Ma diciamo, noi abbiamo sicuramente voluto colmare quel gap dell'under 21, under 23. Abbiamo messo dei tecnici dedicati, ma soprattutto una programmazione dedicata. L'idea di mettere subito nella squadra olimpica giovani l'abbiamo ritenuta una scelta troppo azzardata. Il livello olimpico medio dell'alto livello proprio si è alzato moltissimo e quindi tanti ragazzi rischiavano di perdersi nella strada. Ci stiamo cercando di accompagnarli, ma devo dire poi che le eccellenze stanno facendo il massimo, e quindi sono poi coloro che portano i grandi risultati, come abbiamo visto pochi giorni fa Marta Maggetti, ma come vediamo Nicolò negli IQ foil, ma direi tutti. L'altro giorno nel kite foil, qualcuno nel kite ci vedeva assolutamente dispersi nel mare, invece i ragazzi stanno andando veramente molto molto bene, quindi devo dire una coincidenza di situazioni tecniche, di armonia, trovo tanta armonia nel gruppo e questo credo che si percepisce anche all'esterno, questo vuol dire risultati. Ecco, il fatto anche di avere tecnici che hanno fatto vela a livello olimpico credo sia importante, no? Assolutamente fondamentale, abbiamo detto sempre vogliamo recuperare tutti coloro che hanno fatto da atleta dei buoni risultati, non va sprecato nulla e secondo me hanno tanto da ridare alle nuove generazioni. Però volevo puntare molto sull'armonia, sul gruppo squadra, credo che è quello che è mancato in tanti anni, il gruppo squadra, l'essere ognuno la forza dell'altro, sia dagli atleti ma anche dagli stessi regatanti. E tutto questo come viene notato? Se è notato a livello internazionale, World Sailing ha appena concluso la sua conferenza annuale e c'è stato un rinnovamento della governance. Come viene vista la vela italiana? Ma viene vista, diciamo, molto molto bene. Ci dicono, insomma, che stiamo facendo un lavoro incredibile, anche perché tutti sanno da dove partivamo quindi abbiamo visti molto molto bene. Il posizionamento italiano a livello internazionale lo si vede anche dagli eventi che arrivano in Italia, quindi credo che sia veramente un momento magico che però dobbiamo spingere sempre più, perché rimanere indietro è un attimo, e quindi sia dal lato delle relazioni internazionali ma anche quello dello sviluppo tecnologico. Stiamo facendo dei grandi passi in avanti, la nostra partnership anche con l'Academy Foil Luna Rossa, sono tutte sinergie che accrescono il valore della federazione. Ecco, ultima domanda per concludere, in World Sailing, non in FIV, perché la FIV ovviamente deve adeguarsi alle politiche internazionali, in World Sailing
stanno studiando un attimino i numeri che si stanno producendo con l'iperspecializzazione del velo olimpia, che ovviamente essendo sport olimpico è di per sé altissimo livello, però rischia anche poi di diminuire il numero, il livello di accesso. Si sta facendo un'analisi del genere in world sailing? Purtroppo no, purtroppo si sta facendo un'analisi dell'evento come evento olimpico, ma non della ricaduta e degli aspetti di partecipazione. Oggi si è molto concentrati sul format e questo distrae un po' la direzione dell'accessibilità. È chiaro che sta diventando sempre più difficile accedere alle classi olimpiche, sostenerle. Quindi io mi immagino che comunque sarà un percorso che non potrà essere evitato da World Sailing, però adesso il focus è sul creare un evento appetibile, un evento sostenibile, soprattutto un evento che possa alla lunga mantenere la vela all'interno delle Olimpiadi. Ecco, che è fondamentale, ma perché c'è qualche rischio in tal senso? No, ancora? No, però come sempre è meglio anticipare, quindi credo che adesso sia uno sport assolutamente competitivo insieme a tanti altri. Abbiamo passato qualche anno dove il rischio poteva essere potenziale. Io credo che il lavoro fatto sul tipo di evento lo renda oggi una chimera, e quindi la vela poi potrà negli anni concentrarsi anche su una sostenibilità, soprattutto su una classe olimpica più accessibile. È chiaro che l'andare sul foil sarà ormai un futuro, e quanto poi il foil possa essere economico è questo vedere, cioè, dovrà vedersi negli anni. Mi viene in mente un'ultima domanda, vela olimpica senz'altro, ma non solo. Domenica da San Malo parte la Road to Rome e per la prima volta ci sono molti italiani, Pedote, Bona, Fornaro e Beccaria. Insomma, non è poco, no? Veramente una grande soddisfazione. Noi da alcuni anni stiamo cercando di interagire anche questo mondo, che è un mondo che io ho sempre detto dobbiamo quantomeno supportare e sviluppare. Poi logico che le sfide sono molto personali, però abbiamo fatto delle attività insieme ai Mini, un po' diciamo lo start-up di questo tipo di disciplina, e veramente siamo felicissimi di vedere tanti atleti, e devo dire, mi auguro un po' da tifoso, anche con buone speranze. Mi fa piacere vedere anche barche di progettazione italiana, di costruzione italiana, certo. Questo è un grande messaggio per un mondo che ci ha visto a volte soltanto un po' dei comprimari, anche se devo dire che ultimamente anche i francesi ci temono.